Prima di iniziare, una premessa. Queste riunioni PAO possono essere interessantissime, possono essere belle. A mio avviso, se volete veramente, tra virgolette, aggiornarvi, vi conviene andare a vedere gli allenamenti delle squadre, perché le cose che, per esempio, noi adesso vogliamo far vedere questi raddoppi, l'uso dei raddoppi in un sistema difensivo individuale, una difesa uomo. È comunque abbastanza difficile perché abbiamo una squadra che magari li ha usati ma non secondo le idee che io voglio portare in campo, quindi magari è un po' più difficile innescare questo lavoro. Probabilmente vedremo qualcosa, vediamo dove arriviamo, però sono convinto che riuscire a vedere negli allenamenti è sicuramente più interessante. Seconda cosa, l'idea di stasera è farvi vedere solo ed esclusivamente cose che facciamo veramente in campo. Cioè non sono venuto a dirvi, sai, si può fare così, cos'ha, cose che magari poi neanche io uso perché non le ritengo magari buone. Di situazioni difensive ce ne possono essere veramente un miliardo, vanno a gusto personale di ciascun allenatore. Io ripeto, stasera cercherò di mettere in pista cose che abbiamo e stiamo usando tuttora con la squadra di Lille. Quindi non fatele perché stiamo perdendo sempre. No, 0-5 siamo, giusto per 2019. Niente, lavoro dei raddoppi, lavoro di mentalità innanzitutto. Da molta mentalità, da molta aggressività alla squadra che li usa. Ovviamente dipende dalla tipologia di squadra, squadre pesanti, squadre con i centri di ruolo, squadre con lunghi poco dinamici, sicuramente possono mettere in campo lavori di raddoppio. Quando possiamo fare i raddoppi? Prima cosa, faccio un passo indietro, potete intervenire quando volete, anzi se riusciamo a fare questo lavoro di scambio di opinioni, proprio una lezione aperta, mi farà molto molto più piacere. Comunque, discorso pick and roll, quando possiamo o quando dobbiamo usare lavoro di pick and roll? Abbiamo già detto, per dare mentalità alla squadra, sicuramente rende la difesa più aggressiva, rende i giocatori anche più partecipi di quello che può essere un sistema difensivo, io uso il termine mani addosso, però è una difesa molto più corposa, molto più fisica e molto più aggressiva. A livello giovanile, per esempio, non si vedono mai lavori di questo tipo, anche perché magari non ci sono lunghi, non ci sono esterni, però riflettendoci un attimo, possono essere utilizzati proprio per dare la mentalità di fare un passo avanti in difesa ai propri giocatori. Poi, basket senior, quando usiamo il raddoppio? Quando abbiamo contro un giocatore che ci sa fare particolarmente con la palla in mano. Può essere il playmaker, il grande passatore che va a innescare gli altri, allora per togliergli, diciamo, la visione del campo andiamo a raddoppiare. Può essere anche il classico sistema a fine giochi, diciamo giochi rotti, del go to guy. Mancano 8 secondi, squadra che attacca va a cercare sempre il proprio realizzatore principe, come si vede spesso anche in Serie A1, Serie A2. Cercano il giocatore importante per fargli fare l'ultimo tiro negli ultimi 8-10 secondi. Andare a raddoppiare sicuramente viene fatto fare qualcosa di diverso alla squadra avversaria, cioè non si manda il tiro il giocatore importante, il giocatore principale, dove si può anche cogliere il ritmo della partita questo giocatore. Altra cosa, senza parlare poi degli ultimi 7 secondi, ma diciamo proprio in senso lato, molte squadre usano il pick and roll proprio come attacco principale. Cioè non parlo solo del pick and roll in entrata, per esempio ieri abbiamo giocato contro Anagni che vivevano sul pick and roll per trovare poi sponde e tiri facili per gli altri giocatori sul perimetro. Questo può anche servire il raddoppio per rompere il gioco. Faccio un esempio, la Grecia, quando ha vinto gli europei 6 anni fa, non so se l'avete vista, aveva Papaloukas che giocava con pianole e gli altri giocavano sulle letture. E riuscire a togliere magari dal gioco questa situazione
Poi c'è da dire che la Grecia ha vinto gli europei e i raddoppi non sono funzionati su Papaloukas, perché magari è un giocatore particolarmente bravo. Però ecco, già per togliere il sistema di gioco offensivo agli avversari potrebbe già essere una buona idea il raddoppio. E altro motivo per cui si può fare un buon raddoppio sono in situazioni di svantaggio per provare a recuperare un pallone. Sappiamo che sul pick and roll c'è una collaborazione dove i due giocatori sono molto vicini, la palla è vicina alla collaborazione, riuscire a raddoppiare potrebbe portare magari, come andremo a vedere se si anticipano per bene le sponde, a recuperare qualche pallone. Quindi in una situazione di svantaggio possiamo mettere in pista il raddoppio, perché comunque può essere un vantaggio, diciamo, andare proprio su una situazione di gioco di collaborazione stretta, e il pick and roll comunque una collaborazione che si sviluppa in un metro quadrato. Ultimo motivo che a me piace come idea, per motivo per il quale raddoppiare, è se il playmaker è più un realizzatore e passa male la palla. Cioè, se il playmaker passa male la palla, per l'attacco diventa un disastro un raddoppio. Io qua sto parlando, ripeto, sui raddoppi sul pick and roll. Okay, quindi questo è un ulteriore motivo per il quale raddoppiare se il playmaker non è un buon passatore. Perché? Perché comunque su un raddoppio, se ben costruito e ben eseguito, l'unica valvola di sfogo che può avere il palleggiatore è quella di muovere la palla rapidamente. Discorso post basso. Oltre alla maggior parte di questi motivi, tipo recuperare palla, lungo pessimo passatore, lungo che è il terminale offensivo principale, quindi le cose già dette valgono tutte anche per il post basso. Altri motivi per i quali fare un raddoppio sono le situazioni di mismatch, cioè un lungo che prende palla schiena canestro marcato da un esterno, difesa che si è pareggiata male, rotazione su un pick and roll per esempio, lungo che viene portato schiena canestro, palla a lungo marcato da un esterno, obbligo di raddoppio, altrimenti diventano due punti facili. Un attacco abbastanza impreciso sul lato debole. Per fare un esempio di quando noi abbiamo utilizzato il raddoppio sul post basso, Latina attaccava con giocatore d'angolo, giocatore d'angolo di punta fermi, a questo punto ci dava dei grossi punti di riferimento. Abbiamo deciso di raddoppiare il post basso, abbiamo raddoppiato sul aperto in maniera sistematica, abbiamo recuperato anche parecchi palloni, perché comunque in una situazione che poi andremo a vedere di rotazione, dove l'attacco sul lato debole non si muove, diventa molto favorevole la situazione di raddoppio in post basso. Come dicevo, anche per la mentalità, per i giochi, tutti i motivi che ci siamo detti. E l'ultimo motivo per il quale si può decidere di andare a raddoppiare il post basso è quando ci sono blocchi o split sul lato debole solo per levare gli aiuti. Allora lì la difesa ha tutto tempo, spazio, modo per andare a usare questi raddoppi in post basso.